Domani ho compio 56 anni, fammi gli auguri per cortesia. Auguri Maurizio. Senti, mi ha detto che Roby ti ha chiesto il giorno della fine del mondo, quando finirà il mondo. L'ultimo giorno è 20 dicembre, cioè ancora 60 giorni, ancora 60 giorni abbiamo da vivere, secondo le profezie dei Maya. Facendo le cose. L'ultimo giorno, dei Maya, cioè il giorno della fine del mondo, cosa farai? Il 20 dicembre sarà un giovedì? Andrò a lavorare come al solito, perché sarà giovedì, non sarà un sabato, sarà un giovedì. Quindi tu l'ultimo giorno lavorerai? Sì, ugualmente, sì. In ogni caso, laboralmente, perché sarà giovedì e non sarà un sabato, è anche domenica. Ho capito, ok. Beh, è un buon modo per finire, diciamo, l'universo, lavorare. Sì. Allora, tanti auguri, eh. Sì. Oggi è andata bene. Oggi ho mangiato la pasta in bianco. Come piace a te? Piace a me, sì. Attraversiamo. Ma a te piace anche la pasta al pomodoro? A me piace anche gli spaghetti al pomodoro. Con tanto olio? Con tanto olio, senza formaggio. Perché? Non ti piace il formaggio? A me piace il formaggio solo sui macaroni in bianco. Ma la classica, è lì la Marina. Cosa ha comprato? Mari! Per esempio, dimmi due o tre motivi per cui vale la pena vivere. Perché è bello, ci sono tante cose, uno nel passatempo va in giro a prendere un gelato, bevita un caffè. Non l'ho trovato qualcosa. Quindi questo è uno dei motivi per cui è bello vivere. Bello vivere, sì. Un altro che ti viene in mente? Un altro? Perché d'estate si va al mare, si va a tanti bagni, si fanno. Il nero, che a voi donne viene un diavolo per capello, non grattatelo più. Praticamente come succede? Direttamente sopra il nero senza grattarlo, un lavoro in meno. Dopodiché con una spugna umida, signora, lo stende, lo lascia asciugare. Una volta che questo asciuga, essendo che è ceramica, diventa liscia e dura come un lavandino. Se io farò un esempio di andare a sporcare un lavandino, da qui lo sporco scivola, non si attacca, praticamente è lavabile. Ma tu hai paura del dentista? No. Hai detto deciso. C'è un medico che ti fa paura? Nessun medico mi fa paura, no. Cos'è che ti fa paura invece, nella vita? Cosa ti fa paura? I cavalli finti mi fanno paura, solo quelli fanno paura a me, i cavalli finti. Cosa sono i cavalli finti? Cioè, quelle statue equestri. Ma che dico l'Ave Maria? Le statue equestri ti fanno paura? Sì. Ma mi sai spiegare perché? Ma così, è una fobia di natura. Veramente, non dico bugie, sono sincero. Del tuo colore preferito. Bellissima, è molto poetico questo, mi piace. Stupenda. Ti vuoi bene, vero? Bellissimo. Anche qua. È bellissimo così. E lo lascio asciugare. Anziché per strellare, ci metti sopra questo prodotto, pulisci con lo spugna. Ci fai un lavaggio, vero? Sì, una volta comprato il Lei cosa ha detto alla fine del mondo? Cosa farei? Il primo giorno del mondo tu cosa faresti? Mangio pure e poi le uova tarpacciate. Sono le uniche due cose che so cucinare.
Vieni un attimo. Volevamo farti un bel regalo. Quale regalo? Quale regalo? Però io ora invece di farti un regalo a sorpresa che poi magari non ti piace, preferisco farti un regalo che insomma consigliato anche da te. Se ti prendessimo una bella agenda su cui scrivere... Agenda 2013, quelle... Agenda 2013. Agenda 2013. Ti piacerebbe come regalo? Questa qui agenda 2013, comprala adesso, sì. Comprala adesso, aspetta, sì. La compri e te la diamo per il tuo compleanno, non ti preoccupare. La compriamo adesso, la compriamo. Ci penso io. Un'agenda bella grossa. Ok. Ma la danni... No, con le senza le spirali però, Senza? Senza le spirali. Un'agenda 2013 senza le spirali bella grossa. Tipo libro. Va bene. Perché non ti piacciono le spirali? Non mi piacciono le spirali, due se gusto e giusto che sia così, vero? Certo. Bisogna rispettare il gusto di uno di noi, vero? Vero? Vero. Vero. Ora ti va un bel gelato? Bel gelato sì. Stracciatella? Stracciatella. Una 3,50 costo, da 2 euro a 3,50, allora, una coppetta da 3,50 tutta la stracciatella. Qual è stato il giorno più bello della tua vita? Il giorno che ho fatto, la prima comunione. Gianluca o tu Luisa, sì. Siete parenti voi due, no? Marito e moglie, diciamo. Marito e moglie siete, sì. E quando vi siete sposati? 2 anni e mezzo fa, quasi. Che data ha messo? 8 maggio 2010. 8 maggio 2010. La so questa che giorno. 8 maggio 2010. Sabato. Avete figli? No. Non ancora. Si chiama Gianluca, di cognome? Corvino. Corvino. Come cor, senza la E? Il nero. Corvino. Corvino. E tu come ti chiami, Luisa, di cognome? Giurintano. Eh? Giurintano. Giuritano? G, quello a Genova. Giuritano. Giuritano. Chiami Gianluca, Gianluca di cognome? Corvino, come il Corvino, tu? O come un corvo piccolo. Tu Gianluca, tu? Giuritano. Luisa Giuritano. Allora infatti da 2 anni quasi e mezzo siete sposati. Sì. A novembre sono 2 anni e mezzo. Sono due anni e mezzo, l'8 novembre 2012 che sarà un giovedì. Ah, sì. Con le nuove vedrete che è vero.